grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui insieme a noi. E io, avete visto, insomma, mi chiamo Daniele, sono cieco dalla nascita per una retinite pigmentosa. Magari alcuni di voi si staranno chiedendo perché, anche se cieco, ha gli occhi aperti. Ecco, perché i miei occhi in realtà funzionano bene, poverini. Sono le retine che sono un po' malandate, quindi per questo, pur non vedendo, ho gli occhi, diciamo, aperti, quasi non sembrerebbe, insomma, che io non veda. E invece, appunto, sono cieco dalla nascita e, nonostante questa cecità, che non vi nego, chiaramente ha rappresentato anche tante difficoltà, mi ha comunque causato tante volte anche del dolore, un senso di sfortuna rispetto agli altri, allo stesso tempo è proprio la cecità che mi ha anche fatto conoscere cose nuove, mi ha fatto entrare in mondi, anche se vogliamo, nuovi, tra cui appunto quello dello sci nautico. Io dico spesso che se avessi visto, probabilmente avrei giocato a pallone, magari sarei stato scarso, e in questo momento non potrei essere qui con voi a fare il figo, insomma, con quelli che sono i miei successi sportivi. E invece la fortuna è stata anche proprio, attraverso lo sport, scoprire che per me c'era una nuova strada, la possibilità di una nuova strada da percorrere. Possiamo intervenire? Assolutamente, infatti io ho parlato poco, così almeno avete voi tutto il tempo e lo spazio per le domande, a cui io rispondo molto volentieri. Una domanda personale? Certo. Perché proprio lo sci nautico? Il contatto Beh, con l'acqua, che è su due mondi allora, diversi, anche se paralleli. diciamo che tanto è il senso di libertà. Come dicevo prima, a me, se avessi visto lo sci nautico, manco mi sarebbe venuto in mente per l'anticamera del cervello, perché io da piccolo sognavo di giocare a pallone. In realtà giocavo a pallone con gli amici nel giardino di casa, ho anche rotto diverse piante. Insomma, ho fatto danni all'orto del vicino, insomma, ne ho combinati tutti i colori, però quando poi c'è stato da iscriversi in una vera e propria squadra, purtroppo io non potevo giocare. Adesso esiste tra l'altro anche il calcio per i non vedenti, ma quando io ero piccolino, insomma, non c'erano bambini che giocavano a calcio senza vedere. E quindi questo mi ha portato poi a cercare delle alternative. All'inizio ovviamente il senso è stato più di ingiustizia, di dolore per non poter giocare a calcio, ma poi piano piano mi sono accorto che, insomma, anche di fronte a una difficoltà, dopo un momento anche normale di scoraggiamento, insomma, è anche utile trovare delle soluzioni, trovare un'alternativa. E ho iniziato a provare diversi sport e poi sono arrivato appunto allo sci nautico, che mi ha trasmesso tanto questo senso di libertà. Io, diciamo che, quando scio sull'acqua sono molto più libero rispetto a quando cammino per strada, perché per strada magari c'è la pozzanghera, la bicicletta parcheggiata in mezzo al marciapiede, ci sono le cacche dei cani, insomma ci sono tante cose, no, che uno può trovare, e queste cose invece mentre scio non ci sono, c'è solo la possibilità di avere un confronto con me stesso. Mentre spesso magari, non so, non posso andare da A a B in città, non perché io non sia capace, ma perché magari non c'è la possibilità di accedere alla fermata, non c'è la possibilità di prendere il mezzo pubblico giusto, piuttosto che, insomma, ci sono delle difficoltà. Invece nello sci nautico la cosa bella è che quando non posso fare delle cose è perché non sono ancora abbastanza allenato, quindi c'è la possibilità di allenarsi, darsi da fare proprio per migliorare, nonostante la mancanza della vista. C'è Simone che vuole farti una domanda. Vai Simone. Vai Simone, ciao Simone. A quanti anni hai cominciato? Ho iniziato a 9 anni, io ho iniziato nel 1995, quindi per voi è preistoria. Quando io ho cominciato a sciare sull'acqua c'erano ancora le cabine del telefono, non so, voi avete mai visto una cabina del telefono? Cioè, voi sapete che cos'è una cabina del telefono? Tipo quelle che ci sono a Londra. Sì, Esatto. Sono quelle cose. Ci sono stati i dinosauri, poi le cabine del telefono, e io ho iniziato in quel periodo a sciare sull'acqua. Quindi avevo 9 anni, e anche qui devo dirvi che sono stato molto fortunato, perché non sempre, insomma, soprattutto in quegli anni, non sempre chi aveva una disabilità iniziava così presto a fare sport. Poi per chi vede, invece, spesso si inizia a fare sport a 5 anni, a 6 anni, quindi ancora prima. Simo, hai un'altra domanda? Ma Singer? no. Ah, Gaga, Simone. Davide?
passare o chi vuole andare? Chi vuole? Passa la mascherina, sì. Presentati. Vai. Buongiorno, io mi chiamo Davide Singh, sono da due anni in questa scuola e praticavo piscina. Ok, Davide, ciao. Hai una domanda? Vuoi chiedermi qualcosa? Come è stata la tua prima esperienza nell'acqua? Hai avuto paura? Ma allora, diciamo che anch'io ho iniziato con la piscina, perché dovete sapere che, diciamo che l'acqua è un po' ti protegge rispetto, non vedendo, insomma, quando io per esempio entravo in classe, gli spigoli dei banchi erano tutti miei, oppure c'erano le cartelle dei compagni in mezzo, cioè era comunque un percorso vita, no? Un percorso ostacoli. Ecco, in acqua questa cosa non c'è, è impossibile cadere se sei già dentro l'acqua, no? L'unica cosa, magari prendevo qualche craniata sul bordo quando facevo orso o stile libero, che non mi accorgevo che finiva la piscina, però avevo un senso di protezione, mi sentivo protetto. Quindi l'acqua per me è sempre stata un elemento appunto confortevole, un elemento dentro il quale mi trovavo a mio agio. E poi invece la prima volta che ho iniziato a sciare sull'acqua è stato ovviamente particolare, perché intanto tra il dire e il fare c'è di mezzo il vedere, cioè quando, come dire, quando tu scegli di fare qualcosa di nuovo, cosa dici? Fammi vedere com'è e poi magari lo faccio, no? Quindi a me avevano parlato di sto sci nautico, queste barche super potenti, il lago e tutto, però io non... anche quando sono andato non è che vedessi gli altri, non riuscivo a rendermene conto. Quindi all'inizio avevo diverse paure. Ho iniziato sul lago, qual lago di Como, che avrete modo di affrontare facendo i promessi sposi del Manzoni. Quindi il lago di Como è un lago molto grande, nel quale appunto io ho cominciato questa mia esperienza. All'inizio avevo tantissime paure, a partire dai pesci, dicevo, ma i pesci non è che mi mangiano le gambe mentre sono in acqua, e allora poi mi dicevano, guarda, stai tranquillo, poi i pesci sono tutti vegetariani, quindi non ci sono problemi di questo tipo. Allora poi mi sono detto, ma però ci sono anche le altre barche, no? Ci sono insomma altri pericoli. Però poi io mi sono reso conto che insomma gli altri lo facevano, che insomma il mio allenatore, la persona che mi accompagnava, ovviamente era una persona preparata, e quindi mi sono affidato e devo dire che questo mi ha aiutato tanto, perché a volte capita, no, che ci impuntiamo, cioè, questo non voglio, e quindi smettiamo un po' di fidarci di qualcun altro. Invece io lì mi sono anche fidato di chi mi ha portato a fare questa esperienza, e dopo aver bevuto diversi litri d'acqua, aver passato insomma tante fatiche, però ne è valsa la pena, insomma. È che hai cominciato ad andare in mare aperto? Ma allora, devo dirti che lo sci nautico in realtà è più uno sport d'acque chiuse, quindi o laghi piccoli oppure laghi artificiali. Per esempio dalle vostre parti si fa a Fiano Romano, c'è una cava proprio al Parco Nautico del Tevere, c'è questa cava che si usa proprio per fare sci nautico. Quindi mare aperto, devo dirti, ci sono andato poi quando sono diventato un po' più bravo, un po' più conosciuto, perché magari mi invitavano per fare una dimostrazione, per far vedere insomma che sciavo. Però il mare non è proprio il miglior amico dello sci nautico, perché ci sono onde. Invece noi abbiamo bisogno proprio di un piano d'acqua molto 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 liscio, anzi proprio completamente piatto. Tu calcola che quando faccio slalom, per dirti, la barca va a 58 km orari e lo sciatore, quindi io, nel momento in cui vado da sinistra a destra, arrivo a 85-90 km orari. Quindi diciamo che se ci fossero delle onde sarebbe molto molto difficile da gestire, la performance ne pagherebbe. Invece proprio la mancanza d'onda, quindi il lago liscio, il bacino d'acqua piatto, è assolutamente ottimo per fare delle performance. E se volete potremmo vedere, proprio per farvi capire meglio come funziona, una clip interessante che il Comitato Paralimpico vi ha preparato. Così magari anche tu, Davide, puoi un po' più renderti conto del perché, insomma, c'è bisogno di avere il lago piatto. Sì. Okay.
Adesso mi rendo conto. Capito, quindi per questo si cercano bacini d'acqua appunto piatti. Ok, ma sai, vuoi andare tu? Vai David, cambio. Passa. Intanto buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Daniele. Mi sono mandato. Dimmi. Come hai fatto a fare tutte queste cose? Come non ho capito, scusami. Con i problemi di vista, come hai fatto a fare tutte queste cose? Daniele, è un bel casino all'inizio soprattutto. Poi devo dirti che la cosa più importante intanto è renderci conto che è l'atteggiamento che, al di là dei problemi che ognuno di noi ha, è l'atteggiamento che uno ha di fronte alle cose che cambia. E l'atteggiamento che cos'è? L'atteggiamento, diciamo, è un po' come quel vestito che noi scegliamo di metterci per affrontare una situazione, per affrontare una difficoltà. Uno può mettersi il vestito, diciamo, un po' del pessimismo, del vittimismo, dello scoraggiamento o della rinuncia, e quindi qualunque difficoltà, dalla più banale alla più tosta, alla più complessa, diventa insormontabile. Io ho cercato nel corso del tempo, è stata una fatica, perché inizialmente mi sono chiesto, ma perché proprio io? Cioè, perché a scuola siamo in 500 e l'unico cieco sono io? E poi piano piano mi sono detto, ok, come dire, una risposta a questa domanda non c'è, l'unica cosa da provare a fare è cambiare le domande, quindi iniziare a chiedersi, ok, come posso fare, pur da persona non vedente, a fare questo, quell'altro? E allora ecco che il vestito cambia, no? Tu ti metti, come dire, un vestito nuovo, quindi un atteggiamento nuovo, che mi ha permesso poi col tempo, tra tante difficoltà, di iniziare a rendermi conto che pur non vedendo potevo fare determinate cose. Io ti dico, tante volte pensavo, come dire, se vedessi sarei più felice, se vedessi sarebbe più facile. Poi conosco tanta gente che ci vede, che è incavolata dalla mattina alla sera. Quindi vedi che al di là del problema che uno ha, poi dopo è come uno sceglie di affrontarlo, che ti permette di fare appunto più cose, tante cose. E questo lo dico, insomma, sono contento di essere con voi, perché non riguarda solo chi non vede o chi ha una disabilità, ma riguarda tutti noi, cioè ognuno di noi ha dei momenti difficili, magari perché prende un brutto voto a scuola, magari perché, non so, i genitori si separano, magari perché litiga con un amico, quindi ognuno di noi, no, vive dei momenti complicati, dei momenti difficili, e l'atteggiamento con cui li affronta, il vestito che sceglie di mettersi per affrontare una situazione difficile, fa veramente la differenza. A me in questo lo sport ha aiutato tantissimo, cioè allo sci nautico, che io vedessi o non vedessi, non importava niente, allo sci nautico importava che io mi impegnassi per raggiungere un risultato, per migliorare, per crescere, e questo poi, nonostante la mancanza della vista, ha pagato, è stato fondamentale. Poi ovviamente anche, per esempio, mi ha aiutato tanto il rapporto con i miei genitori, mi ha aiutato anche avere il coraggio a volte di chiedere aiuto. Noi spesso ci dimentichiamo che gli amici, i professori, i genitori ci sono anche per chiedere aiuto, non solo per arrabbiarci, per lamentarci. E devo dirti che anche in questo senso, siccome tu mi chiedevi come hai fatto a fare tutte queste cose, ecco, ho fatto un po' grazie all'atteggiamento giusto, secondo me, e tantissimo anche grazie proprio all'aiuto, al sostegno delle altre persone. Spesso uno dice, no, guarda, siccome sono forte, faccio tutto per conto mio. Invece tante volte essere forti vuol dire anche avere il coraggio di chiedere aiuto, avere il coraggio di mostrarsi deboli. Questo è un grande segno di forza, e spesso me lo sono dimenticato, invece proprio la cecità mi ha costretto spesso a chiedere aiuto, e poi mi sono reso conto che anche qui, confrontandomi, facendomi anche aiutare da altre persone, veramente tante delle cose che mi sembrava impossibile gestire poi sono risultate anche divertenti da fare. Hai mai pensato di fare tipo snowboard e sci sulla neve? Allora, sci sulla neve lo faccio, anzi ho iniziato prima a sciare sulla neve. Non so se sapete che i ciechi per sciare sulla neve hanno una guida. Non è un cane guida, perché cane quattro zampe, quattro sci costa troppo, quindi c'è una persona che guida, che ci dà dei comandi. La persona alla guida può essere o davanti,
con un megafono e tu segui il rumore che fa praticamente la guida e la segui, oppure con la guida dietro, quindi c'è una guida che ha una trasmittente, tu hai la radiolina con la ricevente, la guida ti dà i comandi e tu sci. Poi anche di questi video, potete trovare dei video per esempio sulla mia pagina Instagram, su YouTube, insomma trovate diversi video in cui faccio vedere anche come sciamo sulla neve. E quindi lo sci da neve l'ho provato. Ho provato anche lo snowboard in America nel 2000, quindi anche ora storia per voi. Però a me piace più, mi piacciono più i due sci. Lo snowboard, insomma, lo snowboard mi sono trovato meno a mio agio sullo snowboard rispetto a quando uso gli sci, ma sulla neve scio ancora, insomma, tuttora scio. Beh, quest'anno non ho sciato per ovvie ragioni, però scio e amo lo sci da neve anche. Cosa vuoi chiedere a Daniele, Miriam? Io ce l'ho una domandina. Tu hai una fidanzata? Sì, ce l'ho la fidanzata, ce l'ho. E tra l'altro devo dirti, Miriam, che è una dottoressa. Quindi io sono, come dire, in una botte de ferro, come si dice, no? Cioè quando c'ho male da qualche parte, quando non sto bene, c'ho subito lei che senza dover andare dal medico mi consiglia cosa fare. Quindi sono stato fortunato. Oh. Un'altra, Miriam. Che ti aiuta a casa? Allora, a casa mi aiuta, la mia fidanzata non tanto perché lavora tanto, quindi diciamo che ho imparato a gestire anche la casa dopo aver fatto tanti errori, dopo aver messo diverse volte lo zucchero nella pasta, dopo aver insomma sbagliato, invece di fare la pasta al burro ho fatto la pasta col dado perché ho sbagliato come dire, tutte queste cose, e poi piano piano ho imparato, per esempio adesso ho una zuccheriera di una forma e una saliera di un'altra forma, e quindi ogni volta so se prendo il sale o lo zucchero. La pasta, per esempio, non so, se ho i fusilli e i rigatoni, per riconoscerle magari sui fusilli metto un pezzettino di scotch sul bordo della scatola, di modo che riesco a riconoscerle. Quindi questo per farvi capire poi che con dei piccoli grandi trucchetti noi riusciamo a gestire. Io riesco a cucinare, non sono borghese, però qualcosina faccio, no? Quindi se devo farmi un piatto di pasta, se devo farmi, sono in grado di farlo anche da solo. Abbiamo poi, c'è la bilancia parlante, quindi quando tu pesi, puoi pesare gli alimenti, e la bilancia ti dice quanto pesano le varie cose. Poi, per esempio, per scegliere i vestiti, anche qui uso tutta una serie di strategia, a parte che, vabbè, la differenza tra una felpa e un paio di calze, uno anche senza vedere tocca e riesce a riconoscerla, però poi è chiaro che poi magari ci sono, non so, tra le varie magliette, tra le varie cose che uno ha, deve scegliere quella che si vuole mettere in quel momento. Ad esempio adesso sono con la felpa del Comitato Paralimpico e lo so perché sento qui che c'è lo stemma, qui la cerniera è fatta, questo pezzettino di cerniera è fatta in un modo particolare, quindi si cercano dei piccoli dettagli di un vestito, per esempio prendersi conto che vestito hai. A volte mi è capitato di andare in giro magari con due scarpe diverse e piano piano ho imparato proprio a usare questi piccoli trucchetti per evitare, insomma, questi errori, per andare in giro vestito in modo normale. Quindi in generale l'unica cosa un po' più complicata per me è stirare, che non sono proprio capace, e anche pulire, diciamo, a fondo, cioè se c'è da passare un po' l'aspirapolvere, lo faccio io,
Poi è chiaro che per fare magari una pulire i vetri, per fare le pulizie queste grandi, mi faccio aiutare, però devo dirti che insomma, si riesce pur non vedendo a vivere tranquillamente da soli a casa. Hai un cane di No, guida? io non ho un ca. No, io non ho un cane, io ho un gatto, ma non è un gatto guida, è un gatto e basta così, un animale da compagnia. Io non ho il cane guida perché, vabbè, adesso poi sto girando meno, però ero tanto, tanto tempo in giro e il cane, dovete sapere, allora, intanto, beh, il cane ci aiuta a muoverci, è fondamentale. Chi non vede o usa il cane o usa il bastone bianco, non so se avete visto mai. Diciamo degli esemplari di non vedenti in giro, però si può usare o il bastone o il cane guida. Poi il cane guida non è con Google Map che tu gli dici portami alla farmacia e lui inizia a camminare e tu arrivi in farmacia, cioè tu devi sapere il percorso, la strada da fare, il cane ti aiuta perché ti evita gli ostacoli, ti aiuta ad attraversare, insomma, ti fa tutta questa parte qui. Però il cane poi non è un robot, cioè non è on off. È un cane come tutti i cani, mangia, deve fare i suoi bisogni, insomma, va gestito come un animale, giustamente, no? Deve anche giocare, insomma, cioè non è solo cane guida, rimane come un cane. Quindi, essendo tanto tempo in giro, per adesso non ho mai pensato di prendere il cane guida perché farebbe una vita d'inferno con me, sarebbe sballottato da un posto all'altro. Poi magari se vado via per un periodo dovrei lasciarlo a qualcuno che me lo deve tenere. Quindi, insomma, per ora non ce l'ho, ma non perché penso che non sia utile, ma perché insomma, dipende anche tanto da che stile di vita una persona ha. Ci sono tanti miei amici che hanno il cane guida, magari lavorano in un posto, vanno in ufficio dal lunedì al venerdì, quindi per esempio il cane è comodissimo, perché poi il cane piano piano si impara la sua strada, ti accompagna e tu nel frattempo puoi pensare mentre cammini anche a qualcos'altro, perché diciamo che girare col bastone bianco è un po' più difficile, devi essere più concentrato, per esempio per attraversare la strada devi sentire il rumore del traffico, insomma, per capire dov'è magari la fermata della metro, devi ascoltare le altre persone se scendono le scale e quindi ti devi orientare. Invece col cane certi passaggi sono più semplici perché per attraversare la strada il cane, come dire, è lui, no, che ti guida nell'attraversamento. Quindi diciamo che è più dispendioso, di essere più concentrato per girare col bastone, però c'ha anche tutta una serie di altri vantaggi, nel senso che appunto poi un cane, poverino, è un cane, quindi se uno va tanto in giro, insomma, gli animali non sono fatti, no, per essere mossi da destra a sinistra tutto il giorno, quindi per questo io non ho il cane. La vita. Ma lei l'ha fatto Devi la cambiare la maschera esterna, devi cambiare la Vieni, fate il cambio. Sostituzione per rimanere in positivo. Una domanda, ma lei l'ha fatto pallavolo? Allora, a parte che puoi darmi del tu, è vero che sono un po' vecchiotto, ma Davide, puoi darmi totalmente del tu. Allora, i ciechi non giocano a pallavolo perché diciamo che quando la palla è in aria è molto più difficile da colpire, da capire. Io quando ero a scuola, quando andavo a scuola, io facevo i servizi, quindi le battute, non quelle che facevano ridere, poi ogni tanto facevo anche ridere, ma io facevo la battuta che iniziava la partita, quindi mi segnalavano dove era il campo, io ero quello che batteva. E poi in alcune circostanze avevo imparato a palleggiare contro il muro, insomma a fare tutta una serie di cose, però non è che potessi giocare a pallavolo. Però ho seguito la pallavolo per tanti anni, adesso un po' meno, però insomma, a me lo sport è sempre piaciuto un sacco. E la pallavolo l'ho seguita negli anni in cui c'era Milano che era forte, l'allenava Montali, si parla del fine anni 90, quindi sempre dinosauri, cabine del telefono, insomma, quel periodo lì. E andavo spesso a vedere le partite di pallavolo, ad ascoltare le partite di pallavolo e io faccio anche il fisioterapista, quindi ho seguito per qualche anno diverse squadre di pallavolo, anche di pallacanestro, quindi insomma la pallavolo, anche la pallacanestro sono due sport che purtroppo per chi non vede insomma sono diciamo impraticabili, però io me li sono goduti un po' da fisioterapista, un po' da staff tecnico, da staff medico ed è stato bello, è bellissimo, è sempre emozionante vivere a contatto con lo sport. Con la pallacanestro siamo venuti anche a Roma a giocare diverse volte.
Ok, c'è Simone che ha una domanda, Davide, fai il cambio Simone. Grazie. Vai, sostituzione, esce Davide, entra Simone. Sì. Cosa ti mangi dopo le gare? Sto mondo e quell'altro. dopo le gare, diciamo che allora il bello, soprattutto quando c'è una gara importante, tipo non so, un campionato del mondo, tu magari fai al di là che io poi cerco di stare attento in generale, insomma, avere una dieta bilanciata, non faccio grandi diete, però sono sempre bilanciato, equilibrato e cerco di evitare picchi glicemici, insomma, tutta una serie di cose di cui non voglio annoiarvi. Però diciamo che quando tu fai, per esempio, un campionato del mondo, tu magari per i 3 mesi prima sei completamente a regime, cioè non si beve più neanche il goccettino di birra, piuttosto che il fritto, cioè inizi a togliere tutte queste cose, perché poi è evidente che l'alimentazione e quindi il tuo stato fisico incide sulla performance, ma non solo in termini di peso, è chiaro che poi anche il peso ha un'influenza, soprattutto poi nello sci nautico, in questi sport magari tanto di sensazione di equilibrio, perdere o prendere 2 kg ti cambia completamente la dinamica del movimento per chiudere una figura, per chiudere un trick, per saltare, cioè ti porti appresso oppure ti togli una piccola parte di peso che cambia completamente il comportamento del tuo corpo, soprattutto più il livello si alza e più, come dire, no? Ti accorgi anche di questi piccoli cambiamenti. Ma poi c'è anche proprio un tema di recupero fisiologico, quindi per esempio dicevo dei picchi glicemici, perché quando diciamo ci si allena a volte magari queste cose incidono sul metabolismo, quindi sulla performance. Se uno prima di allenarsi non ha zuccheri o ha pochi zuccheri nel sangue, è evidente che rischia di andare in crisi, rischia di andare in debito presto. Se uno dopo l'allenamento si abbuffa di zuccheri, non fa una cosa ideale per il proprio organismo. Quindi c'è tutta una serie di cose di cui tener conto. Quindi questo cosa vuol dire? Che quando poi finiscono le gare, quando finalmente hai fatto il mondiale, si sei alla cerimonia di chiusura, festeggi e tutto quanto, allora lì io spesso faccio una settimana, anche due, in cui proprio, come dire, non rinuncio più a niente. Dopo aver fatto 3 mesi a stare attento, a stare in bolla e tutto quanto, allora a quel punto mi lascio proprio andare. Anche perché devi sapere, Simone, che io sono un buon gustaio. Giro tanto anche in Italia, giro tanto in Italia. Una delle cose che più apprezzo proprio quando vado in giro nel nostro paese è il fatto che in ogni posto c'è qualcosa da mangiare di diverso, ci sono c'è una cultura anche culinaria diversa, quindi a me piace molto. E quindi per quello mi mangio sto mondo e quell'altro quando poi finisco una gara. Ma la porti la macchina? Come? La porti la macchina? No, allora io ho, allora, non vedendo fortunatamente i ciechi guidano, tra un po' vedrai che quelle macchine si muovono da sole, saremo in grado anche di muoverci senza problemi da soli. Io ho guidato in un circuito, quindi ho provato a guidare in pista, ho fatto dei giri di questo circuito, anche di questo poi su internet trovate un po' di video che vi fanno vedere come è stato possibile. C'era una persona che mi dava i comandi, che mi diceva gira un quarto destra, un quarto sinistra, in modo che io spostassi il volante del tanto che bastava per fare la curva. Però ovviamente per strada no. Io ho la mia macchina, ho una persona che mi accompagna, per esempio per fare gli allenamenti, piuttosto che quando si poteva per andare a trovare i ragazzi nelle scuole, per andare nelle aziende, per andare a fare il fisioterapista, insomma, una persona che con la mia macchina mi accompagna, mi porta nei posti in cui ho bisogno di andare, altrimenti poi prendo i mezzi pubblici o i privati, il treno, l'aereo, insomma tutte queste cose. Però la macchina, fortunatamente per tutti voi, non la guido. Grazie a te. Tu che domanda è la tua curiosità? Vai. Ma tu in tutto questo ci vedi? Dove? Non ho capito. A noi ci vedi? No, no, no. E mica faccio finta. Io sono cieco per davvero. Diciamo che poi
io vedo la luce e il buio, quindi cioè, adesso qua mi rendo conto che ci sono le finestre, che c'è un po' di luce, oppure se fosse buio me ne accorgerei. Poi ci sono tanti tipi di visione, no? Tanti modi in cui le persone vedono. C'è chi vede, si dice tutto nero, poi in realtà diciamo che non ha la percezione della luce, c'è chi per esempio magari ha addirittura le protesi, quindi non ha proprio quel canale, cioè non ha proprio la vista, manca completamente, c'è chi invece ha un'ipovisione, si dice, quindi magari riesce a vedere un po' di più i contrasti, un po' di più i colori, un po' di più le ombre, oppure c'è chi vede magari molto bene, ma ha un campo visivo più ristretto, quindi immagina di guardare attraverso un tunnel, no? Immagina di mettere le mani in questo modo e ci sono persone ipovedenti che vedono, ma è come se vedessero attraverso un binocolo, un piccolo canale. Quindi questo è un'altra problematica, perché ad esempio in tanti sport, ma anche in tante cose della vita, non so, giocare a pallone vedendo solo dritto davanti a te ti impedisce di vedere magari il tuo compagno di lato, ti impedisce di vedere il pallone che ti arriva alle spalle, ti impedisce, insomma, crea delle difficoltà. Quindi ci sono diversi tipi di visione o di non visione, di malvisione, proprio perché anche le strutture dell'occhio che sono danneggiate possono essere diverse. L'occhio poi lo studierete, alla retina, al nervo ottico, al cristallino, alla pupilla, insomma, tutta una serie di componenti, e poi la qualità del danno, la qualità del problema può essere più o meno importante. Quindi ad esempio le retiniti pigmentose, che sono la retinite pigmentosa è la malattia, diciamo la patologia che ho io, ci sono anche qui di diverso tipo, quindi ci sono più gravi, meno gravi, ci sono degenerative, quindi in cui una persona magari vede quasi bene da piccola e poi con il passare del tempo perde la vista, oppure ci sono casi come il mio dove io non ho mai visto praticamente al di là della luce e il buio, ed è stato per me così sempre da quando sono nato. Quindi vedi quante possibilità diverse ci sono, quindi non è che uno o è cieco o vede, ci sono tutta una serie infinita di sfumature. Quante volte alleni al giorno? E come ti alleni? Allora, io mi alleno, diciamo che lo sci nautico è uno sport stagionale, quindi è uno sport che si fa, noi lo facciamo diciamo, da marzo a fine ottobre, primi di novembre, poi se uno vuole continuare deve andare al caldo, quindi in America, in Florida o ai Caraibi, insomma, qualche volta mi è capitato, adesso lo faccio meno perché lavorando ho meno occasioni di andare. Quindi l'allenamento viene diviso, diciamo che d'inverno io faccio una parte in palestra, quindi diciamo 2-3 volte alla settimana vado in palestra per fare lavoro di potenziamento, si fa massa, quindi adesso senza annoiarvi con tutte queste cose, si lavora un po' sulla forza, si lavora su tutti quegli aspetti proprio che si allenano i diversi muscoli, si fa un po' di cardio, quindi si fa un po' di lavoro aerobico per allenare il cuore, diciamo così. Poi sempre nel periodo invernale faccio una preparazione atletica anche in pista, e lì si lavora più un altro 2 volte a settimana, quindi siamo a 4-5 volte a settimana. E lì praticamente cosa fai? Fai andature, fai lavoro di core stability, quindi tutti i lavori di propriocettiva, di equilibrio, lavori per esempio salti la corda, quindi tutti i lavori, esercizi di coordinazione che io preferisco fare in pista, perché a me piace di più stare all'aperto anche se fa freddo, quindi vado in pista di atletica e mi alleno su queste cose a corpo libero. E poi quando invece inizia la stagione sciistica vera e propria sull'acqua, iniziamo un pochettino ad alternare, quindi fai un po' palestra, un po' pista atletica e un po' acqua. All'inizio in acqua, diciamo anche qui, io quando comincio ad andare in acqua magari vado 3 volte in acqua e 2 volte in palestra, quindi mantengo le 5 volte in acqua, poi faccio lavoro di fondo. Quindi magari faccio, non so, scio all'indietro per 5 minuti, scio con la corda attaccata al piede per 5 minuti, scio con i due sci per 20 minuti. Quindi fai un lavoro di fondo anche per riprendere confidenza con lo strumento. Smetti di sciare 4-5 mesi, poi quando riprendi, insomma, non è che riprendi e subito sei pronto. Poi diciamo che più si avvicina al momento delle gare, della competizione, e più il lavoro principale diventa quello in acqua, quindi vengono sospese la parte di preparazione atletica e la parte di potenziamento in palestra, rimane la parte di riscaldamento e la parte di faticante, insomma, prima e dopo la sciata,
E lì mi alleno, fai conto, vado 5 giorni a settimana al lago, e poi le sciate, io faccio 3 discipline, lo slalom, le figure e il salto, quindi devo poi allenare le 3 discipline diverse. Quindi quando sono al lago faccio solitamente un quarto d'ora, 18 minuti di slalom, poi mi devo fermare perché bisogna riposarsi, insomma, più di quel tempo non si riesce a stare attaccati al motoscafo. Magari mi riposo un'oretta e mezza, due, poi faccio una mezz'oretta di figure, quindi le figure sono tricks, sono rotazioni, salti, rotazioni, eccetera, eccetera. Poi magari anche lì mi rifermo per recuperare e poi faccio 12-14 minuti di salto, in cui facciamo 4-5 salti con il trampolino, proprio per allenare quest'altra disciplina. Quindi l'allenamento varia molto in funzione delle gare, in funzione del periodo dell'anno in cui sei. Quando sei vicino alle gare, io riduco completamente e faccio poche prove molto brevi. Scusami, tante prove, ma molto brevi. Quindi magari faccio più set di sciate, però faccio solo, non so, 3 minuti, il tempo come simulazione della gara, poi mi fermo. Poi di nuovo 3 minuti, poi mi fermo. Per abituare anche un po', diciamo, il mio cervello a gestire quei 3 minuti intensi e poi a smettere, insomma, a dare tutto in quel momento per poi smettere. Hai mai fatto campeggio o pattinaggio? Campeggio, pattinaggio? Allora, pattinaggio sì, l'ho fatto sia sul ghiaccio, con i roller, che con quei pattini, quelli a 4 ruote normali. Anche skateboard io facevo. Da piccolo mamma diventata matta perché da piccolo io facevo la discesa del garage di casa, appunto con lo skateboard, e lei aveva molta paura di questa cosa. Una volta, anzi, sono finito a CTO una volta perché non sapevo che la porta del garage era chiusa, e quindi io sono partito con questo skateboard per fare la discesa, ma il garage era chiuso, quindi potete immaginarvi come è andata a finire. Però gli sport di scivolamento, gli sport li ho sempre fatti. Faccio anche un po' wake skate, che è una sorta di wakeboard, quindi una sorta di sci nautico, ma con lo skateboard, oppure wake surf, che è un'altra disciplina in cui praticamente hai una specie di surfettino piccolino e surfi l'onda di un motoscafo. Quindi ci sono questi motoscafi che fanno le onde molto alte e puoi surfare. Oppure anche surf ho provato. Tutto ciò che è scivolamento, tavole, cose del genere, è qualcosa che io provo sempre, mi piace un sacco. Poi vabbè, ovviamente l'allenamento giusto è quello per me, lo sci nautico, però soprattutto quando magari finisco di fare le gare, che non, insomma, anche se mi faccio male, non ho rischi di saltare gare importanti, mi dedico anche a queste cose che mi divertono. Invece il campeggio, devi sapere che nel posto in cui io mi alleno, che è il centro federale di Recetto, che è in provincia di Novara, che sono anche qui dei laghi artificiali, c'è proprio un'area camper dove io avevo la mia roulotte, adesso non ce l'ho più. Perché faccio avanti e indietro, insomma, faccio diversamente, però per tanti anni ho avuto una roulotte lì proprio per potermi allenare tanto. Io finivo di lavorare magari venerdì, non so, alle 8, alle 7, andavo al lago, dormivo e la mattina ero già sul posto per allenarmi, per sciare. E poi il bello del campeggio in un contesto sportivo è anche poi che si fa squadra, che si fa gruppo, che si sta insieme, magari si fa la grigliata, si va a mangiare la pizza. E intanto discuti delle tue passioni, quindi dello sport, di come, non so, gli sci, metti così, fai colà, fai questo, fai quello, oppure guardavamo le gare dei nostri compagni di nazionale, insomma, è sempre stato bello, perché è molto aggregante, è molto, insomma, vivi tanto l'atmosfera di squadra, che spesso si pensa che siccome il mio è uno sport individuale, la squadra non c'è, invece anche negli sport individuali il valore della squadra è fondamentale. Quando non l'ho fatto, ho perso le gare. Quindi, nel senso, il bello dello sport è la cosa straordinaria è che tu, quando vinci, ok, vinci, ma poi non conta niente. Cioè, il giorno dopo si riparte da 0-0, si riparte tutti dallo stesso punto. E quando ho fatto il contrario, quando ho sottovalutato una gara, una competizione, sono le volte in cui ho fatto peggio. Quindi, questo è il primo aspetto. Oltretutto, cioè, manteniamo i piedi per terra, ma soprattutto io sono appassionato di questo sport. Quindi, al di là delle gare, al di là dell'aspetto delle medaglie, a me piace proprio
allenarmi, piace andare al lago, piace vivere la sensazione dello sci. Quindi questa è la cosa che più di tutte mi ha tenuto, diciamo così, legato a questo sport. E per quanto riguarda il resto, devo dirti che avendo tre discipline, io ho avversari diversi per ogni disciplina. E quindi lo stimolo, la motivazione è proprio quella di essere comunque forte su tre discipline, mentre magari altri avversari allenano una sola disciplina, che sia il salto, che sia lo slalom, che sia le figure. E poi devo dirti che in generale, ma questo credo che valga un po' per tutti, la vera sfida è migliorare se stessi, cioè la vera sfida poi in uno sport come lo sci nautico, che è un po' come l'atletica, un po' come cioè, c'è subito un numero, un risultato che ti fa capire se ti sei migliorato oppure no, ecco, questo per me è la soddisfazione più grande, il fatto comunque di continuare a migliorare me stesso. Io sono molto fiero dei miei record del mondo perché continuo comunque a ritoccarli, continuo comunque a migliorarli, sintomo evidente che insomma che si può fare ancora tanto, che si può crescere ancora tanto. E questa è la cosa che a me piace di più, nonostante poi a volte insomma può sembrare che poi l'avversario non c'è, ma la verità è che poi una volta che tu hai dato il massimo, hai fatto il tuo massimo, è anche questo il rispetto degli avversari, cioè proprio dire ok, io non è che vado per fare 10 centimetri in più dell'altro, io vado quando vado a saltare, salto, vado a saltare per cercare di fare la misura, per cercare di migliorare il mio record del mondo, anche proprio per dimostrare prima di tutto a me stesso e poi in generale a chi ci segue che, come dire, no? Con l'allenamento veramente si può migliorare per tanto tempo, si può crescere per tanto tempo, e l'allenamento è la chiave poi della crescita di una persona, sia in ambito sportivo che in ambito scolastico, che in qualunque contesto poi della vita. Grazie, in bocca al lupo! Vi in bocca al lupo, se vi vengono in mente altre domande domani, tra un mese, tra un anno, voi potete scrivermi dove volete, sui social, sulla mia mail, dove vi pare a me. Insomma, diciamo che da oggi, se volete, siamo un po' amici. Quindi, se poi vi vengono in mente altre domande in futuro, contate su di me. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti. Ciao ciao.